Ed è di nuovo venerdì 2 febbraio 2018. Un altro favoloso presente dal quale imparare qualcosa. Quando ti piace un fiore, lo raccogli. Quando ami un fiore, lo annaffi ogni giorno. Questa è la vita. Già, perché amare significa rispettare. Amare significa lasciare i propri spazi. Amare significa volere il bene dell'altro. Credere che l'altro possa fare benissimo anche da solo. Anzi, così lo aiuterete a crescere. Parlo con l'esempio madre e figlio, no? Si cerca di dare degli insegnamenti, di dare degli input. Si mette il paletto come una pianta di pomodori affinché cresca dritto. Ma anche giusto che un figlio faccia i propri errori, perché lì imparerà. Lì crescerà, portandosi il suo bagaglio. Si sa che un'esperienza vissuta vale molto di più che una parola ascoltata. Certo, noi come genitori possiamo soltanto cercare di limitare i danni, se riusciamo a vedere oltre, il che non è sempre facile. L'esempio che ci riporta questo bigliettino lo posso applicare anche in una relazione. Ami il tuo partner, lo vorresti tutto per te, ma devi lasciargli i suoi spazi. È giusto che sia così per lui e anche per te. Intendo quegli spazi personali in cui quella persona può crescere. Esempio banale, pratico, questo è il mio spazio personale. È un momento che dedico a me, che poi dedico a voi, però che non prende in considerazione mio marito, o i miei figli, o i miei genitori. Cioè, ritaglio del tempo per me. Può essere la palestra, può essere uno studio, possono essere tantissime cose, però l'importante è che ci sia sempre la fiducia, il credere nell'altro, la stima, tante piccole cose che fanno sì che comunque in un rapporto non ci sia la noia. Ecco, se vogliamo parlare di hobby, questo bigliettino vale anche su questo. Il coltivare una passione, un interesse, è volere amare ciò che si fa. Ripeto, c'è sempre l'amore come motore di crescita e di sviluppo nella vita delle persone. Come dico sempre, è proprio l'interesse, la passione per una determinata persona, per uno sport, per un lavoro, per un progetto. È sempre tutto mosso dall'amore, dal cuore, dalle decisioni che prendete di petto, che poi elaborate mentalmente, ma arrivano viscerali, quelle che le senti ribollire da dentro e che ti scaldano, che ti rendono vivo, vivo. Every day is a new surprise, all the good vibes. Besitos. Oggi vi saluto e vi do appuntamento a lunedì, lasciandovi con Vivi Davvero di Giorgia. Tanto le fili su fili su fili.